Buongiorno, buongiorno amici di projectconsole.com. Come abbiamo promesso, eccoci qui al day one di Gears of War 3 e vi faremo vedere la unboxing dell'edizione Epic, perché come potete vedere questa è la Epic Edition rilasciata oggi 20 settembre 2011. Allora, partiamo dalla confezione. Confezione veramente abnorme, veramente grossa, che non sapevo neanche come portarla via dal GameStop. Sulle varie fiancate abbiamo della semplice pubblicità, il nome del giovino. Invece da questa parte abbiamo tutti i contenuti disponibili all'interno della confezione. Allora, io non perderei altro tempo. Bellissimo questo simbolo qua sopra. Non perderei altro tempo, procederei all'unboxing. Allora, siamo un po' in presa in diretta, quindi abbiate un po' di pazienza. Ecco fatto. Ecco. Allora, apriamo. Apriamo che non apriamo. Ah, perché non si è separato questo qua. Ok, allora apriamo e non apriamo ancora. Oh, eccoci qua. Allora che figata, madonna ragazzi, che figata. Allora, qui su questo, sì, polistirolo, c'è il simbolo classico che noi tutti i giocatori di Gears of War conosciamo. Poi da questa parte invece abbiamo, allora, The Art and Design of Gears of War, che io vorrei già prendere, penso sia, sì, ecco qua, è il libricino con le illustrazioni grafiche di Gears of War, e dopo comunque lo proveremo a vedere. Poi abbiamo tutto il pacchettone qua, che è, sì, quello che pensavo, quella di Adam Phoenix, che poi vedremo all'interno cosa contiene nello specifico, ma possiamo già vedere la medaglia di Adam Phoenix. Poi leviamo il polistirolo strafigo e raggiungiamo finalmente forse il motivo per cui mi sono decisa a comprare questa versione qua. Stiamo parlando della statuina di Marcus Phoenix. Ora la toglieremo, voglio vedere un secondo qui cosa c'era. Ah, c'è questo tipo coso da mettere intorno a... era intorno, non so come spiegarlo. Mi voglio scusare un po' per la ripresa video, ma ripeto, sono proprio col cellulare in presa diretta, quindi... Allora, senza distruggerlo, vediamo se riesco... Vediamo se riesco a appoggiare il tutto. Aspettate un secondo, che arrivo subito. Se riuscissi a capire dov'è affrancato... Eccoci qua. Eccolo. Allora, per farvi capire la dimensione un po' di questi oggetti qua, perché è importante anche la dimensione, io prenderei come punto di riferimento tipo un MacBook a 13 pollici. Allora, la confezione in lunghezza è più alta di un MacBook a 13 pollici e presumo, no, larga uguale a un MacBook a 13 pollici, quindi immaginate com'è. Per quanto riguarda invece Marcus Phoenix, considerate, è un po' appoggiato male, comunque sì,
è quasi un MacBook a 13 pollici, quindi roba abbastanza grande. Allora, adesso guardiamo questo qui più nel dettaglio. È veramente ben fatto, veramente ben fatto. Vedete anche una piccola cosa come può essere questo tatuaggio, e complimenti veramente a chi l'ha fatto, anche proprio il, diciamo, il materiale, ecco. C'è il simbolo classico di Gears of War. No, no, veramente, veramente stupendo come statuina, è fatto veramente bene. Allora, questo non l'avevo visto. Ah, ecco la chicca. Il mini laser da mettere a Marcus Fenix, che dopo guarderemo. Allora, quindi facciamo un po' la panoramica di questa edizione epica in tutti i sensi. Abbiamo la statuina di Marcus Fenix con annesso laser, la confezione con all'interno la medaglia di Adam Fenix, e poi presumo, a vedere la dimensione, anche il gioco, anche perché sennò non c'è il gioco. Poi abbiamo anche il polistirolo spettacolare e il libricino dove all'interno ci saranno le illustrazioni grafiche di Gears of War. Io vorrei però rubarvi ancora qualche minuto e aprire con voi questa confezione, perché all'interno di questa confezione ci dovrebbero essere tante altre cose, che non è finita qui l'Epic Edition. Quindi vediamo se riusciamo ad aprire questa confezione senza dover ricorrere a una laurea in ingegneria aerospaziale, perché è veramente, ma veramente... Allora, la faccio, con una mano non è facile, ma ce la faremo. Allora, ce l'abbiamo quasi fatta. Oddio, è anche caldo oggi, quindi non è che sia proprio bello stare a spacchettare le cose. Oddio, ci si è fatta. Allora, dimmi che ci sono altre cose. No, qui si apre al libro. No, non si apre al libro. Oddio, che bello. Confezione spettacolare, ma veramente spettacolare, cioè, ma proprio anche al tatto sembra bellissima. Poi se noi tiriamo questa linguetta qui dovrebbe accadere qualcosa, e infatti, oh, che figata! Ma è bella, bella pesante, non è plastica assolutamente, cioè... veramente bellina. Che figata. E la rimettiamo al suo interno. Poi, da questa parte invece abbiamo... Allora, qui abbiamo la bandiera. La bandiera dei COG, che anche questa, c'è il microscotch, ma attiva leva, non lo metto a tutte le parti. Ecco, ho fatto anche i danni, c'è tutte le foto qua dentro, dopo le guardiamo. La bandiera, che vabbè, a quello che avevo letto sembrava un pochino più grossa, e sti sembra un fazzoletto, Dio buono, veramente piccina, però vabbè, dai, meno quello ci si può stare. Poi all'interno della bandiera invece abbiamo, partiamo da questo, e la madonna, Adam Fenix. Comunque si vede che è tutto concentrato su Adam Fenix, appunto perché come sapete la storia parlerà appunto del padre di Marcus Fenix. Poi qui abbiamo, ma sono fatte veramente stupende, ma veramente sembra vere. Questa è la foto di Adam Fenix, dove è dietro abbiamo una
una lettera indirizzata, non riesco a capire chi, non vuole perderci tempo. Poi qui abbiamo la consegna della medaglia ad Adam Phoenix, anche qui con una dedica sul retro. Poi abbiamo stupendo il progetto. Ora a vederlo così mi sembra, non vorrei dire una bestialità, però mi sembra il martello dell'alba, possibile, boh. Ora io non ne ho proprio idea, però mi sembra vederlo così il martello dell'alba. Sì, penso di sì. Comunque è fatto veramente tutto bene. Poi abbiamo anche altre cosine. Questa è una lettera di Adam Phoenix indirizzata a Marcus, della quale ovviamente ora non ho la voglia né il tempo di poterla stare a tradurre. Invece, poi, per ultimo, penso, leggendolo così veloce, che sia il testamento di, penso, di Adam Phoenix. Ah sì, eccolo qua, no, Last Will e Testament of Adam Phoenix. Sì, comunque poi tradurremo, se avete voglia poi mi chiederete tramite Project Console di tradurvi al massimo, di tradurvi tutto quello che ha scritto lì, non è assolutamente difficile. Allora, e l'unboxing penso sia finito, vi ho mostrato tutto quello che c'era da vedere, è veramente tantissima roba, effettivamente 129€ sono tanti, però per il gioco che mi ha fatto comprare l'Xbox, e sono sicuro di non essere l'unico, visto che tante persone hanno comprato l'Xbox 360 giusto appunto quando uscì il primo Gears of War, io penso che si possa fare questa passia. E ora tutti a giocare, e grazie a tutti per aver guardato questo video. Ciao ragazzi!